Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri. Benvenuto o benvenuta, ben ritrovato o ben ritrovata nel mio studio vocale romano. La domanda del giorno è: Roberto, perché la mia voce è debole, ariosa, inconsistente, priva di potenza, poco sostenuta? Beh, potresti cominciare verificando almeno due cose. La prima è che nella parte più grave del tuo range il registro di petto stia funzionando efficientemente. Cioè verifica se esiste almeno la buona consistenza del parlato. Se la mia voce parlata, ad esempio, mi permette di dire 1, 2, 3, 3, 2, 1 e non 1, 2, 3, 3, 2, 1, allora dovrei partire da quel livello di energia e cantare 1, 2, 3, 3, 2, 1 e non 1, 2, 3, 3, 2, 1. Resta in altre parole agganciato al tuo parlato. La seconda cosa che dovresti verificare è se questa buona consistenza del parlato viene persa troppo rapidamente via via che sali verso la zona media della tua estensione, avvertendo un netto cambiamento nella qualità del tuo suono. Questo ha a che fare da una parte con il mantenimento della funzione del registro di petto anche nella zona del primo passaggio, in cui il registro di petto non deve azzerare la sua attività, ma semplicemente diminuirla gradualmente in favore del registro di testa. Ma ha anche a che fare con il mantenimento della capacità propria delle corde vocali di continuare a fornire sufficiente resistenza al fiato che proviene dai polmoni, cosa che si verifica al meglio in presenza di quello che in gergo viene chiamato lo squillo nella voce e che si perde invece nel momento in cui si tende ad abbassare la laringe più del necessario o a retrarre in maniera indesiderata la lingua. Ora, effettuate tutte le verifiche del caso. Ci sono un sacco di esercizi che adoro per aiutare i cantanti a sviluppare maggiore consistenza, ad aumentare la loro potenza vocale. Ma oggi vorrei condividere con te l'esercizio che mi piace tantissimo utilizzare, per lo più con studenti di livello medio e più avanzato. La messa di voce, che è quella pratica di cantare con un solo fiato un lungo crescendo verso il fortissimo, seguito da un lungo diminuendo verso il pianissimo, su tutte le vocali. Questo esercizio antichissimo permette non solo di sviluppare maggiore consistenza nella voce, ma è anche quella cartina tornasole che permette ad ogni cantante di verificare una cosa fondamentale, cioè che l'aumento della potenza poggi sempre sull'effettiva capacità di controllo. Perché, come recitava un vecchio spot, la potenza è nulla senza il controllo. Bene, spero di esserti stato d'aiuto anche poco così. Devo proprio scappare, vedo che il mio pupo qui si è appena svegliato. A presto, un abbraccio, ciao ciao da Roberto Dell'Icarri.